La diagnosi d'apnea è una diagnosi multispecialistica, ma fondamentalmente la funzione dell'otorino in questo caso è fondamentale. È fondamentale soprattutto per fare sulla forma di apnea ostruttiva, perché noi, essendo chirurghi del collo, del naso e della gola, chiaramente siamo i primi responsabili di un miglioramento chirurgico sull'apnea ostruttiva, che è una patologia sempre in aumento che sta dando molti problemi a livello anche medico-legale, perché ultimamente c'è anche la possibilità di avere la necessità di usare un apparecchio notturno che si chiama CPAP in soggetti che sono predisposti a usare camion o autobus e quindi rischiano fondamentalmente di farsi togliere la patente se non usano un ausilio obbligato di notte per far respirare il paziente, purtroppo. L'apnea è una patologia in aumento e non solo perché uno si pensa che tendiamo all'obesità, ad essere in sovrappeso. Abbiamo operato pazienti anche molto magri che andavano in un'apnea importante. L'apnea significa una difficoltà di passaggio di aria dal naso ai polmoni. Tutto quello che è la strada che parte dal naso e arriva ai polmoni può essere ostruita. Può essere ostruita per un problema nasale, setto nasale deviato, un po' tutti ce l'abbiamo, un'ipertrofia dei turbinati che purtroppo sono conseguenza di un'attività, diciamo, allergica importante, anche di inquinamento atmosferico, un problema di prolasso del palato molle, che è una discesa del palato molle, magari con l'ipertrofia delle tonsille che negli ultimi anni si tolgono sempre di meno, per cui lavorando di più le tonsille ostruiscono, una macroglossia che significa un aumento di volume della base lingua che di notte si rilassa e nella posizione supina ti può chiudere quello spazio tra l'epiglottide e la gola, per cui ostruisce a livello più basso. Lungo tutta questa strada noi possiamo fare intanto una diagnosi. E dopo, se è necessario, un intervento chirurgico che possiamo usare un laser. Oggi, per esempio, abbiamo una tecnica nuova che si chiama Barbed per il prolasso del palato molle. Insomma, l'ostruzione meccanica, noi otorini siamo quelli deputati a risolvere. Chiaramente, se ci troviamo davanti a una patologia ostruttiva, se abbiamo un'apnea ostruttiva, non ostruttiva, ma un'apnea centrale, va dal neurologo, va dal pneumologo e deve il paziente essere costretto a usare l'ossigeno a permanenza notturna, altrimenti non respira bene. Tutto qua.